Da un paio d'anni a questa parte abbiamo visto una vera e propria fioritura di prodotti nel mondo delle lavapavimenti, ma in tutto questo tempo le soluzioni che risolvono uno dei problemi più grandi di questo tipo di attrezzi si contano secondo me sulle dita di una mano, e anzi probabilmente le dita di una mano sono ben troppe e avanzano anche. Ma di cosa sto parlando? Ve lo racconto ora parlandovi di questa Tineco Floor One S6 Stretch. Ma partiamo un attimo dal contenuto della confezione, classica in cartone e dotata degli accessori, diciamo, essenziali. Dentro la scatola troviamo infatti il corpo del lavapavimenti separato dal manico come al solito, la base di ricarica e autopulizia, una spazzola e un filtro di ricambio, un flacone di detersivo, lo scopino per la pulizia dei condotti dove passa l'acqua sporca e ovviamente l'alimentatore. Il montaggio è come sempre semplicissimo, basta infilare il manico nel blocco motore fino al click e il gioco è fatto. Dall'altro lato, una volta trovato il punto dove lasciare la base, è sufficiente collegarla alla presa di corrente. A questo punto, prima di iniziare a pulire, occorre giusto riempire il serbatoio dell'acqua pulita, a cui possiamo aggiungere, volendo, anche il detergente, un cappuccino di detergente per ogni serbatoio di acqua. Come avrete sicuramente capito, il numero e la tipologia di accessori è piuttosto limitato, ma è così anche per via della tipologia di prodotto, che è pensato per aspirare e lavare il pavimento allo stesso tempo. Questo fa punto, non possiamo quindi decidere di aspirare e basta, e non ha quindi nemmeno senso che ci siano altri accessori tipo quelli per passare i materassi oppure i tappeti. Per questo tipo di utilizzo c'è tutta un'altra gamma di prodotti concepiti con uno scopo differente che quindi potete utilizzare per queste operazioni. Ma quindi qual è la caratteristica che differenzia questo Tineco S6 Stretch dalle altre lavapavimenti? Semplice, come ci suggerisce il nome, lei è in grado di piegarsi, o meglio di sdraiarsi, fino a 180 gradi, permettendoci così di andare a pulire anche sotto a mobili, divani, poltrone, insomma qualsiasi altro tipo di elemento d'arredo. L'unico limite che abbiamo è quello dei 13 cm, che è la luce necessaria tra il pavimento e il nostro complemento d'arredo affinché la S6 Stretch possa completare il suo lavoro infilandosi sotto di esso senza rimanere incastrata. Ovviamente, per permettere a una lavapavimenti di infilarsi sotto i mobili, non è sufficiente creare uno snodo e quindi un movimento che permetta a tutto il corpo macchina di sdraiarsi a 180 gradi, ma è stato necessario ridisegnare un pochino tutti quanti gli elementi di questa lavapavimenti. Se guardiamo agli altri modelli Tineco, infatti il serbatoio dell'acqua pulita è nella parte posteriore del blocco motore, mettendolo qui però avrebbe in qualche modo ostacolato fisicamente il movimento. Ma non solo, una volta sdraiata la lavapavimenti sarebbe stato anche molto più difficile pescare l'acqua pulita proprio da questo serbatoio. Come ha risolto quindi Tineco questo problema e come ha reso più snello tutto il corpo della lavapavimenti? Semplice, il serbatoio dell'acqua pulita è stato orizzontalizzato e inserito all'interno del corpo della spazzola, mantenendo comunque una capacità notevole di ben 0,85 litri, ma in realtà tutto il blocco spazzola è stato ridisegnato. Le rotelle sono state infatti incastonate nella scocca e tutto il sistema è stato snellito in modo da risultare il più sottile possibile. Lo stesso trattamento è stato poi riservato anche alla parte superiore della lavapavimenti. Il motore è stato completamente mosso verso l'alto in modo da avere uno sviluppo più verticale che permetta quindi di ottenere, quando sdraiato, un profilo decisamente più stretto e sottile. E a questo proposito è stato rivisto anche il serbatoio delle acque sporche, che ora è sostanzialmente realizzato in modo da tenere separati eventuali residui solidi da quelli liquidi ed ha una intercapedine nella parte posteriore del filtro, tra il filtro e la scocca, che consente all'acqua di defluire orizzontalmente in modo uniforme senza raggiungere il filtro quando la lavapavimenti viene sdraiata. Come sempre, l'agilità dei movimenti è garantita dalle ruote che, come detto, sono state spostate e ridimensionate, ma mantengono la trazione. In questo modo, nonostante i 4,5 kg complessivi, abbiamo una soluzione che possiamo muovere tranquillamente e agilmente per casa senza che il peso si senta
senta troppo. Ma veniamo un secondo a parlare di efficacia della pulizia. Come in tutte le soluzioni Tineco più recenti, non manca il sensore i-loop, che permette alla macchina di rilevare la quantità di sporco presente sul pavimento e di regolare di conseguenza la velocità di rotazione della spazzola, il flusso d'acqua verso la spazzola e la forza di aspirazione. Grazie a questo sensore quindi la lavapavimenti regola in automatico i parametri per garantire sempre la pulizia più efficace. In alternativa a questa modalità automatica, che comunque è quella che io diciamo vi consiglio di utilizzare nel 99% dei casi, è possibile scegliere manualmente tramite il pulsante che troviamo sul manico quale modalità di pulizia utilizzare, compresa la modalità suction, che sarebbe quella di sola aspirazione. Attenzione, è una modalità pensata più per asciugare il pavimento più in fretta che per utilizzare questa lavapavimenti come un aspirapolvere. Ecco, se avete bisogno di un aspirapolvere, un classico aspirapolvere è decisamente più efficace. Tolto il fatto di poterla sdraiare fino a 180 gradi, quindi il funzionamento e l'efficacia sono molto simili, se non identiche, a quelle degli altri prodotti Tineco. Apprezzo sempre molto il fatto che il rullo si estenda fino quasi all'estremità del corpo pulente e in questo modo, passando la lavapavimenti in modo parallelo ai muri, la porzione di pavimento che non viene raggiunta dal rullo sarà davvero molto molto limitata. Se devo trovare un difetto a questa S6 Stretch, direi che si sente la mancanza di una illuminazione LED frontale, che ci permetterebbe di individuare con più facilità le zone pulite e quelle ancora da pulire. Come efficacia di pulizia non ho nulla da dire, S6 Stretch funziona bene e ci permette di raccogliere anche lo sporco più rognoso, come ad esempio le bevande zuccherate, caffè oppure altri elementi simili, in pochi rapidi passaggi. La modalità automatica è molto comoda in questo senso, perché ci avvisa, colorando di rosso l'anello presente sul dorso della lavapavimenti, quando dobbiamo insistere un po' di più su una particolare zona, alla pari di molti altri modelli quindi. Ma qui non smetterò di ripeterlo: a fare la differenza non è tanto l'efficacia di pulizia quanto l'agilità di questo prodotto e ovviamente la possibilità di passarlo sotto ai mobili. Non manca nemmeno la connettività Wi-Fi con la relativa app Companion, tramite la quale possiamo gestire alcuni aspetti della lavapavimenti, oltre che ricevere supporto per le operazioni di pulizia e manutenzione. Queste ultime comunque molto semplici e per la maggior parte automatizzate. Le altre cose di cui dobbiamo parlare sono infatti la nuova base di ricarica e pulizia, decisamente più compatta nelle dimensioni e anche più discreta nel design, ma soprattutto il nuovo sistema di pulizia. L'altro grosso problema di queste lavapavimenti, infatti, è il cattivo odore che può provenire dal serbatoio delle acque scure, ma in questo senso basta svuotarlo sistematicamente dopo ogni ciclo di lavaggio e autopulizia, oppure dalla spazzola che al termine del ciclo di lavaggio non viene sempre correttamente asciugata. Per ovviare a questo problema, il nuovo Stretch S6 di Tineco compie due operazioni ad alta temperatura. La prima è il lavaggio della spazzola stessa, che avviene con acqua calda fino a 70 gradi, e la seconda è l'asciugatura, anch'essa realizzata con aria calda fino a 70 gradi. In questo modo, al termine del ciclo di pulizia e asciugatura, sul rullo rimane solo il 5% dell'umidità di partenza, contro il 25% circa delle soluzioni che non usano aria calda. Ma non finisce qui: durante il ciclo di lavaggio e asciugatura, infatti, la spazzola di queste 6 Stretch gira sia in senso orario che in senso antiorario. Così facendo, le setole non rimangono schiacciate tutte in una direzione, ma restano sempre belle distese, garantendo quindi poi il massimo dell'efficacia nella pulizia successiva. Anche al termine della pulizia automatica ci sono però un paio di operazioni che vi consiglio comunque di fare. La prima è lo svuotamento del serbatoio dell'acqua sporca, e in questo senso è molto comodo la nuova configurazione di questo serbatoio, che separa lo sporco solido da quello liquido, perché vi permette di buttare il primo all'interno del cestino e il secondo invece nel lavandino, senza rischiare quindi di intasarlo. La seconda è invece la sostituzione della spazzola. Avendo in confezione una seconda spazzola, io vi consiglio di cambiare dopo ogni lavaggio quest'ultima, per fare in modo che quella appena usata si asciughi proprio completamente e al meglio possibile. Per quanto riguarda il filtro, invece, anch'esso può essere lavato, ma secondo me non occorre sostituirlo dopo ogni lavaggio. Molto bene, per quanto riguarda l'autonomia, allora diciamo che pur senza segnare alcun record, siamo comunque su livelli molto molto buoni. L'autonomia dichiarata è infatti di 40 minuti in modalità automatica e nella realtà secondo me non ci andiamo molto lontani.
Normalmente io la utilizzo su una superficie di circa 110 metri quadri e al termine di un passaggio completo, che avviene in circa 20-25 minuti, mi trovo ancora con una percentuale di batteria compresa tra il 40 e il 50% a seconda di quanto tempo la macchina ha passato sulla modalità max, quindi quella che porta al massimo la potenza di rotazione, la quantità di acqua inserita, insomma tutto quanto. E chiudiamo parlando di prezzi. Questa S6 Stretch è attualmente disponibile a un prezzo di listino di 599 euro, assolutamente allineato a quello della, diciamo, maggior parte delle altre lavapavimenti attualmente presenti sul mercato, con il vantaggio che, come già ampiamente ribadito, questa riesce a pulire anche sotto mobili e divani. Se poi questa lavapavimenti vi ha convinto, sappiate che su Amazon è possibile anche attivare un coupon da 50 euro che quindi da subito vi porta il prezzo a 549 euro e che in occasione dell'apertura del suo pop-up store a Milano Tineco ci ha fornito un ulteriore codice sconto del 5% da utilizzare entro il 30 giugno sempre su Amazon su alcuni modelli selezionati, tra cui anche lei. Questo codice ovviamente ve lo lascio qui sotto in descrizione. Bene. Che cosa ne pensate voi di questa S6 Stretch? Fatemelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Ciao!